Il cane da tartufi a pelo riccio romagnolo, chiamato Lagotto, rappresenta l'unica razza canina esistente al mondo specializzata nella ricerca del prezioso tubero. La spiccata attitudine alla cerca, la grande addestrabilità e l'ottimo olfatto fecero poi del Lagotto un efficace cane da tartufi. A causa delle bonifiche che nel corso di decenni hanno costantemente ristretto l'immensa palude comacchiese e romagnola, facendo scomparire quasi del tutto i vallaroli, anche il Lagotto perse progressivamente la sua funzione di cane acquatico, specializzandosi gradualmente come tartufaio. D'altro canto, la pressoché totale sostituzione dell'appoggio vivo della vite con i pali di cemento e i progressivi incauti disboscamenti hanno sempre più rarefatto il tartufo, specie in pianura. Il Lagotto si rivelò così adattissimo, soprattutto per quel suo pelo a riccio stretto, molto fitto, alla cerca del tartufo nei boschi e nelle spinaie collinari nel periodo autunno-inverno, dimostrandosi praticamente insensibile all'umidità. Del resto, la sua proverbiale versatilità, unita a viva intelligenza e sobrietà d'abitudini, ne avevano fatto un cane robustissimo e pronto a qualsiasi evenienza, inclusa la guardia dei casolari e la lotta contro gli animali selvatici nemici dei pollai. Il Lagotto è un cane di mole medio-piccola, di aspetto rustico, fortemente costruito e molto ben proporzionato, con pelo fitto e ricciuto a tessitura lanosa. È bene ricordare che il Lagotto è un cane rustico che sopporta bene i rigori invernali, ma male il caldo estivo, soprattutto se sarà coperto da una fitta pelliccia. Addestrare un cucciolo di Lagotto è facile e divertente per tutti i proprietari. La caratteristica principale di questa razza è infatti l'innato istinto per la cerca del tartufo. Si ricordi che il Lagotto non cerca il prezioso tubero perché è affamato da giorni di digiuno, né per fare piacere al conduttore. Un Lagotto lavora per propria soddisfazione, per gioire insieme al suo conduttore quando dalla terra viene estratto il tartufo. Nelle altre razze o incroci adibiti alla cerca del tubero, per avere un cane esperto occorrono 2, 3 e anche 4 anni. Con il Lagotto si riescono ad avere ottimi soggetti a soli 18 mesi. Merito del suo carattere allegro ed espansivo, del suo sviluppato senso d'apprendimento e dell'ottimo fiuto. Inoltre possiede una facilità estrema nell'apprendere i comandi e un Lagotto bene addestrato, che lavora per ore senza stancarsi mai, è uno spettacolo per ogni cinofilo e una fonte di orgoglio per il conduttore. Un piccolo cane rustico e sportivo che saprà essere un meraviglioso compagno anche in città. Gli si dovranno solo dedicare pochi minuti al giorno per una passeggiata che deve essere momento di sfogo per l'esuberanza di questo atletico cane. Avendo cancellato l'istinto venatorio, nel suo lavoro non viene distratto in alcun modo dal selvatico e può considerarsi senz'altro l'unico specialista per la cerca del tartufo. Sobrio, intelligente, affettuoso, attaccatissimo al padrone e facilmente addestrabile, il Lagotto è anche un ottimo cane da guardia e da compagnia. Va sempre ribadito che il Lagotto è e deve rimanere un cane da lavoro e per questo deve conservare le sue imprescindibili caratteristiche di rustico ausiliario del tartufaio, pure nel rispetto della morfologia di razza. Dunque bellezza zootecnica di adattamento o di utilità, e non bellezza armonica e quindi fine a se stessa. Ovviamente è perfettamente legittimo che questa razza possa piacere anche ai non tartufai, ed è giusto che lo si possa acquistare perché piace come cane in sé. Del resto, il suo aspetto accattivante e simpatico, la sua vivida intelligenza, la forte personalità, il carattere equilibrato e la sobrietà di abitudini ne fanno un compagno gradevole e spesso insostituibile, non solo per chi considera il cane un ausiliario sul lavoro, ma anche per quelli, e sono tanti per fortuna, che vedono nel cane un essere vivente, un amico, un compagno di vita con il quale condividere tutto, nel male e nel bene, fino alla fine dei giorni.